Un saluto a tutti, un messaggio che viene inviato a tutti gli amici di Facebook, a tutti quelli che dal nostro contatto hanno chiesto di sapere com'è andato questo comizio. È andato abbastanza bene. In apertura del comizio però sono stato raggiunto da una tristissima notizia della morte dell'avvocato Mimmo Saracino. È stata una cosa tristissima, molto triste. Mimmo Saracino ha deciso di lasciare la vita. Non entriamo in merito del fatto, entriamo soltanto nel merito per ricordare la persona, di questa persona, che era una bella persona. Era una persona che apparteneva a quella classica borghesia, quella borghesia savese, a quella borghesia savese che è fatta di medici, di avvocati, di professori, di professionisti, di quella categoria che non è mai entrata direttamente nei problemi del paese, ha sempre vissuto dietro la porta della politica. Spesso ne ha tratto anche vantaggio. Lo vogliamo ricordare così, Saracino, negli innumerevoli incontri che abbiamo avuto assieme al Comitato della Fogna. Lui era uno degli animatori, senz'altro il più verace, tra virgolette, quello più sanguigno. Ecco, vogliamo ricordarlo così. Cambio subito discorso, andiamo al nostro comizio. È stato un bel successo, davvero bello. Moltissimi savesi hanno sfidato il freddo. Hanno seguito tutta l'ora di intervento che abbiamo fatto io e Mimmo Gabriele. Li abbiamo ringraziati e soprattutto ci siamo salutati dicendo che se ci stavano ascoltando perché il nostro messaggio gli interessava. Il saluto è stato, cerchiamo di volere bene a questo paese, prodighiamoci, facciamo qualche cosa per renderlo più bello per tutto, per noi, ma soprattutto per il futuro dei nuovi savesi. Grazie. Ah, dimenticavo. 2 giorni, 3 giorni massimo e metteremo su Facebook le riprese video del comizio. Un saluto a tutti e grazie che ci ascoltate e ci seguite.